One Podcast. E se per una volta parlassimo di una piccola storia che dice molto di noi e di quello che siamo diventati? La storia di Sebastian Galassi, rider di 26 anni, morto a Firenze, travolto da un SUV e licenziato il giorno dopo dall'algoritmo della piattaforma per cui lavorava. Io sono Annalisa Cuzzocrea, questo è Daytime della Stampa. Non possiamo sapere se Sebastian stesse correndo quella notte a quell'incrocio della periferia di Firenze e non possiamo ancora sapere se davvero il SUV che lo ha travolto, che ha travolto il suo motorino, sia passato con un giallo che stava diventando rosso, se abbia fatto un'imprudenza. Ci sono cose però che sappiamo con certezza perché le vediamo ogni giorno. I fattorini delle piattaforme di consegne del cibo a domicilio, delle medicine a domicilio, di tutto quel che possiamo immaginare a domicilio, corrono spesso, corrono quasi sempre, e non è che siano tutti nati spericolati o che nessuno di loro conosca il codice della strada o che proprio quel giorno li prenda una fretta improvvisa. Corrono perché solo correndo possono soddisfare l'algoritmo, trarre il maggior guadagno possibile dall'algoritmo, e si tratta sempre di guadagni molto bassi. C'è una scena di un film di Ken Loach, Sorry We Missed You, in cui all'uomo che pensa di aver risolto i suoi guai economici e finanziari comprando a debito un furgone con cui fare le consegne, la prima cosa che il suo amico veterano insegna è a non fermarsi per andare in bagno, a fare pipì in una bottiglietta, a non perdere un secondo che l'algoritmo possa segnare come negligenza, ozio, rilassatezza, diminuendo così i punti, il valore e il prezzo del suo lavoro. Ma non c'è neanche solo questo nella storia di un ragazzo di 26 anni che faceva consegne la sera per non dipendere completamente dal padre in pensione, lo ha raccontato Flavia Amabile andando a Firenze sulla Stampa, che si era iscritto a un corso di graphic design e voleva andare a vivere con la fidanzata di 21 anni con due cani, tenendo vicini, andando a vivere vicino al padre e al fratello gemello. Sogni semplici, una vita normale. Non c'è solo l'ossessione dell'algoritmo che condiziona la vita dei rider, rendendola sempre ogni giorno più pericolosa. C'è anche la beffa dell'algoritmo. Quella della mail, arrivata alla casella di posta di Sebastian Galassi il giorno dopo la sua morte. Merita di essere letta tutta quella mail per capire di cosa parliamo quando parliamo di app per la consegna, di app per il controllo dei lavoratori, di app per qualsiasi cosa, magari anche illudendoci che alla fine è un criterio oggettivo, no? Meglio un'app di un capo che ti vessa, solo che a volte l'app è costruita proprio così, come un capo che ti vessa di continuo per ottenere il più possibile dal tuo lavoro. Leggiamo la mail. Gentile Sebastian, ha scritto la piattaforma il giorno dopo la morte. Glovo intende offrire un'esperienza ottimale ai propri corrieri, partner e clienti. Per mantenere una piattaforma sana ed equa, talvolta è necessario prendere dei provvedimenti quando uno di questi utenti non si comporta in modo corretto. Siamo spiacenti di doverti informare che il tuo account è stato disattivato per il mancato rispetto dei termini e condizioni. Se hai bisogno di contattarci per qualsiasi motivo, utilizza il modulo disponibile nel sito dei corrieri. Le ultime tre parole sono sottolineate in blu. C'è un link per il sito dei corrieri, per il modulo a cui scrivere. Molte grazie, cordiali saluti. Glovo. Sebastian non ha consegnato le pizze perché è morto in un incidente d'auto. Il suo datore di lavoro, l'algoritmo, lo ha licenziato per rispetto dei suoi utenti, perché non è arrivato in tempo, perché non le ha portate. Ora dicono che era una mail automatica partita per errore perché bisognava disattivare l'account. Promettono un contributo per i funerali, ha chiamato Glovo la famiglia di Sebastian dopo essersi accorta della svista. Non pensano che però invece non sia stato un errore, che quello che è successo sia la prova, l'ennesima, che nella vita dei corrieri e delle app che regolano il loro lavoro debba cambiare tutto. Oggi protestano i sindacati a Firenze. In un'intervista alla Stampa, Peppe Provenzano, vice segretario del PD, che non si candida al congresso come segretario, dice: guardiamo la vita delle persone. L'altro giorno a Firenze un ragazzo di 26 anni è morto per consegnare una cena. Il giorno dopo l'azienda per cui lavorava gli ha mandato una mail di licenziamento per non essersi loggato sulla piattaforma in tempo. Un errore, si sono scusati. Se di fronte a un'ingiustizia del genere non si capisce immediatamente
che il PD, il partito che ti difende, allora non serviamo a niente. Se c'è un modo a sinistra per ripartire, comincia da qui. E se c'è un modo a destra per avere a cuore il paese, parte anche dai minimi diritti dei lavoratori, di ogni lavoratore, anche di un ragazzo di 26 anni che aveva un sogno semplice e una vita davanti.